Abbiamo semplicemente presentato con la Giunta e l'assessore Fiorilla i dati che ufficiali dell'azienda sanitaria provinciale dell'ASP, sono i dati che ci garantiscono al 100% della balneabilità del nostro mare. Lo abbiamo fatto con assoluta serenità, oggettivamente. Restiamo straniti, devo dire che sono anche abbastanza arrabbiato, perché i dati presentati da Goletta Verde Legambiente, che io rispetto, io rispetto l'ambientalismo, chi si impegna, io per primo, insomma, storicamente sono sempre stato impegnato a tutela dell'ambiente, però devono avere un significato, cioè, perché mettere in giro dei dati che non si rispecchiano nei dati ufficiali degli enti preposti ai controlli, creando un allarmismo e forse anche addirittura un danno materiale importante all'economia della provincia di Ragusa, perché se a centro dell'estate si dice che il mare non è balneabile, Scicli, Modica, Ragusa, insomma vengono coinvolte in danni seri, in danni molto importanti, e per cosa alla fine? Per che cosa? Cioè, perché tutto questo? No, voglio dire, veramente rimaniamo sconcertati, e proprio perché rimaniamo sconcertati, oltre a dare i dati veri, ci riserviamo, se è il caso, lo faremo valutare ai nostri legali, di adire a via legale nei confronti di chi ha messo in giro questi dati falsi e pretestuosi. Noi abbiamo un dato che ieri ci hanno dato sul 19 luglio, ben esattamente 10 giorni dopo, che non sono i dati che hanno loro rilevato o ricavato il giorno 9. Per capirci, giorno 9 loro fanno dei prelievi e hanno rilevato dei dati, chiamiamoli, molto ma molto preoccupanti. Hanno scritto che era ad alto rischio la balneabilità, e quando c'è l'alto rischio di balneabilità chiunque, qualsiasi sindaco, si deve allarmare. Proprio per questo abbiamo fatto fare dei prelievi, e i prelievi devono essere fatti dagli enti preposti ufficiali, perché quando si scrivono queste cose bisogna stare anche attenti al procurato allarme, e l'allarme non è solo per la sicurezza, anche principalmente, ma c'è anche un altro procurato allarme: la gente che va a vedere dove c'è un sito inquinato non va a fare il bagno, non viene neanche a visitare i siti inquinati, e mi pare giusto, e noi saremo propensi immediatamente, una volta ad aver ricevuto queste analisi, ad emanare gli opportuni provvedimenti, sono di cautela, ma non solo, di verifica, perché poi non è che dobbiamo soltanto vedere gli effetti, dobbiamo risalire alla causa, e noi dobbiamo togliere la causa eventualmente.